Bentrovati con il nostro puntato della sera, do il bentrovato alla gente Mino Salamino. Stiamo dando dei volti agli agenti, penso che questa sia già una cosa positiva. Come va questo basket mercato? Buonasera a tutti, ciao Giovanni, ben trovato. Basket mercato quest'anno non è stato assolutamente semplice. Sappiamo tutti che con la riforma che è entrata in vigore il 1° luglio sono cambiate un po' di cose. Quindi non è stato semplicissimo fare mercato perché il riordino dei campionati ha, diciamo, portato qualche novità importante, no? E quindi le società, i club, i giocatori stessi si sono dovuti adeguare a quelle che in qualche modo sono state le nuove regole dettate dalla nostra FIP. Condivisibili o meno, questo poi chiaramente ognuno ha la propria idea in merito. Allora, su questo devo dire che tutti i tuoi colleghi, il 99% dei casi, sono d'accordo sulla riforma dei campionati, con la Sì. reintroduzione della Serie B2, però devo dire che sulla riforma dello sport, che ancora si sta materializzando, ci sono mille codifiche ancora da capire bene, c'è tantissima incertezza, c'è chi pensa in un modo, c'è chi pensa in un altro, è una cosa buona o una cosa cattiva, a tuo avviso? Allora, guarda, intanto sulla riforma dei campionati, anch'io, penso che comunque una riforma era necessaria. E quindi poi, come tutte le novità, il primo periodo è sempre un periodo di assestamento, e quindi chiaramente tutti gli attori devono in qualche modo, come dire, assimilare, no? Le nuove situazioni, farle proprie e andare avanti. Diciamo che sull'argomento io avrei aggiunto un ulteriore, forse, punto interessante, cioè, visto che si parlava del fatto di dover fare questa riforma, io avrei inserito un limite a questa nuova B2, un limite per quanto riguarda l'anzianità dei giocatori. Io avrei fatto una B2 under 23, te lo dico molto così, spassionatamente, perché secondo me quello che manca nel panorama cestistico italiano è un campionato che dia realmente la possibilità ai giovani di mettersi in mostra. Poi è vero anche che molte società nella pratica lo stanno facendo, perché poi ci sono tanti roster di B2 che sono molto giovani, con età anagrafica media anche molto al di sotto dei 23 anni. Questo chiaramente non è un obbligo imposto dalla FIP, ma probabilmente tante società hanno pensato bene di andare in quella direzione. Secondo me non sbagliano. Questo è intanto il mio pensiero su quello che è la riforma dei campionati. La riforma, chiamiamola fiscale, dello sport, anche quella io penso che va a regolamentare un campo che fino allo scorso anno era come se fosse stato senza regole, fondamentalmente. Gli atleti, se vogliamo, a tutti i livelli, dalla Serie C unica in su, sono dei veri e propri professionisti. Su quello credo che siamo tutti abbastanza d'accordo, perché ci sono atleti, giocatori che lo fanno come prima attività e quindi chiaramente, e che percepiscono anche, diciamo, fino allo scorso anno dei rimborsi, quest'anno saranno degli stipendi che sono anche stipendi importanti, se vogliamo, no? Quindi in alcuni casi importanti, in altri un po' meno, però voglio dire, ci sono a seconda chiaramente anche del livello degli atleti, dei giocatori, ci sono stipendi che sono di tutto rispetto. E quindi va bene la riforma. Questo chiaramente passa, secondo me, dalla necessità dei club di strutturarsi come delle vere e proprie aziende. Non si può più lasciare nulla al caso. Te lo dico perché prima di iniziare l'attività da agente sportivo sono stato anche per qualche anno dirigente di una società di pallacanestro.
e quindi conosco un po' le dinamiche anche interne, no? Di funzionamento di un club a un certo livello, perché quando io ho fatto dirigente, questa società dove ero faceva la Serie B nazionale. E la Serie B nazionale, per esempio, è uno di quei campionati che non si può assolutamente improvvisare. Bisogna strutturarsi come società e bisogna farlo in un certo modo. Quindi benvenga la riforma anche fiscale, perché dà la possibilità, secondo me, di cominciare ad essere sempre più professionali anche nello svolgere le attività di club, no? E regolamenta quelle che sono tutte le figure che ruotano intorno ad una società di pallacanestro. Quindi è importante questa riforma. A qualche punto di quelli che hai illustrato, secondo me siamo un paese poco europeo da tanti punti di vista. E rispetto alla Spagna siamo lontani anni luce, cioè noi abbiamo messo vincoli su tutto, ci siamo pentiti, stiamo tornando indietro. Secondo me il campionato, dici tu, degli under a livello teorico ed ideali sarebbe straordinario, a livello pratico non sarebbe mai digerito dalle piazze e dirigenti che hanno l'unico diktat, quello di vincere i campionati, alla fine poi nessuno vuole perdere, e non vedo tutta questa materia prima di under 23 nei luoghi, sarebbe stata una cavallata. Non so se hai visto sui social, adesso sta spopolando e diventando virale, un intervento di Matteo Fallucchi, che è un giocatore più rappresentativo della stagione sfavillante della Luis, che è volata in Serie A2. Lui è stato anche capitano della Viola Reggio Calabria, e Matteo fondamentalmente ha detto: siamo passati da un periodo dove l'under veniva illuso, veniva inserito con degli stili magari che non gli appartenevano, in De Rosa di Serie A2, di Serie B, si sono create le false illusioni, gli occhi del giocatore, e poi, finito il periodo di under, il giocatore è finito. O ha smesso di giocare, o si è ritrovato in categorie minori, a condizioni minime. E secondo me, fantasticare su un campionato totalmente... E passati, perché a un certo punto... Tanti anni fa, tu lo ricorderai, c'era stato in Serie B 5 under e 5 over, un campionato sperimentale che è durato un'annata fondamentalmente. Ma perché noi non abbiamo probabilmente la perseveranza, no? Di andare in quella direzione. Ci sono, ti faccio un esempio, in Olanda c'è un campionato di sviluppo under 23. E poi vedrai che diversi giocatori olandesi vengono a giocare poi in Italia nelle squadre di Serie C, di Serie B2. Quello che manca è... Allora, va bene il fatto di avere l'obbligo degli under nei campionati senior. Aveva un senso nel momento in cui gli under avessero messo piede in campo. In realtà, nella stragrande maggioranza dei casi, soprattutto nei campionati un po' più importanti, no? Ma dalla Serie B alla Serie A2, la stessa Serie A italiana vede pochissimi giovani realmente in campo, con minutaggi importanti in campo. Quello che manca agli under è proprio il fatto di giocare, cioè di giocare la domenica, è quello che in qualche modo è sempre mancato nei campionati italiani. Si comincia a farlo nei campionati, diciamo, minori, no? La Serie C Silver e C Gold dello scorso anno, la C Unica di quest'anno, qualche diversi roster di Serie B interregionale di quest'anno saranno comunque composti da tanti giovani. E poi, guarda, lo scorso anno in Sicilia avete avuto il caso Fortitudo Messina, basket, Orsa Basket Barcellona, sono due squadre piene zeppe di giovanissimi che hanno visto il campo, che hanno giocato e che hanno avuto l'opportunità, la possibilità di mettersi in mostra, e che oggi calcano palcoscenici anche più importanti, no? Quindi io ti do una bella aggiunta, sicuramente. È l'opportunità che manca. Sì, entrambe le dirigenze non hanno speso chissà quali capitali, esatto, per avere questi ragazzi. Questo non è un dato da sottovalutare, perché poi anche in questa B che si sta per aprire non è facile rimanere in piedi, quindi
Esempi come esatto. l'Orsa e Fortitudo sono esempi perfetti. È chiaro che ce ne vorrebbero sempre di più. Sul campo di sviluppo io sono molto scettico e ripeto, secondo me è un progetto troppo europeo per l'Italia che è indietro anni luce. Già per fare queste riforme dei campionati siamo tutti un po' straniti, come se ci stesse guardando il mondo addosso. In realtà è una sorta di ritorno al passato, al vecchio format di un Petrucci prima maniera. Non è cambiato così tanto alla fine. Anzi, a dirla tutta, io preferisco questa rispetto ai cambi continui di nomi, di campionati, A dilettanti, B dilettanti, DNA, DNG, sì, quello, che hanno fatto quello solo non so li più grande questo. Confusione. Sì, troppo confusione. Se invece, che ne pensi del cambio riguardante i non formati? Perché anche qui ci sono dei paletti ben precisi e scambiano. Allora, sfondi una porta aperta. Io seguo diversi giocatori stranieri. Da un certo punto di vista sicuramente è, come dire, è stato sicuramente un passo in avanti quello di ridurre ad un solo giocatore straniero formato. Chiaramente ha dato la possibilità di fare selezione importante, no? Solo i migliori chiaramente sono rimasti e sono stati confermati nei campionati. Il fatto di aver aggiunto uno straniero non formato nel campionato di Serie B nazionale è sicuramente un ulteriore passo che va nella direzione di selezionare sempre profili, diciamo, di un buon livello, no? Chiaramente, quindi molto spesso determinanti, lo possiamo dire, cioè, determinanti, assolutamente, la squadra. Assolutamente. E nelle Serie B nazionali prendere uno straniero che ti cambia la squadra significa che devi andare a prendere un profilo importante, un profilo che nei campionati europei probabilmente gioca in campionati importanti, nelle seconde serie dei campionati di Germania anziché del Belgio, altro campionato comunque che sforna buoni prodotti, la Lituania, la Serie 1 lituana, ce ne sono diversi casi di giocatori che militavano nelle serie C Gold dello scorso anno, ma che potevano stare tranquillamente nei campionati di Serie B nazionale. Questo chiaramente alza il livello. Questa riforma dei campionati alza indubbiamente il livello di tutti i campionati, ma proprio di tutti, cioè anche dalla Serie D, che adesso è divisione regionale 1. Ci sono in alcune regioni gironi fatti da giocatori importanti, che magari sono anche a fine carriera, che decidono di, ma che alzano comunque il livello. Sì, questo è l'effetto domino, sta capitando questo in ogni campionato, ma già dall'anno scorso, cioè vedere in B, per esempio, Patrick Baldassarre, Marco Laganà, ha un po' stranito certo. Tutti, sono giocatori fuori categoria che scendono. Fuori categoria, assolutamente. Sì, 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 totalmente. Sui non formati chiaramente non ti nascondo la difficoltà di fare mercato. Che comunque adesso è chiaro che con un solo non formato tutti i club, tutti i direttori sportivi, gli allenatori hanno un solo colpo a disposizione, non possono permettersi di sbagliare e quindi devono scegliere il profilo giusto nel ruolo giusto. Non a caso, voglio dire, ci sono anche casi in cui giocatori importanti fanno la Serie C e non fanno la Serie B. Proprio perché magari nella Serie B vengono richiesti dei ruoli diversi e quindi soprattutto sul reparto lunghi, no? Nello spot di 4 e di 5 nelle Serie B interregionali si va di gran lunga su quei ruoli e non su altri, perché sono quelli c'è carenza. Non Giovanni Carenza che gioca da Avellino, c'è Carenza. No, c'è Carenza. C'è Carenza proprio. Esatto, no. C'è Carenza. Mino, ma domanda particolare, lo so che è molto complicato, sì. Qualche tuo collega c'è riuscito. Il colpo che ha dato maggiori soddisfazioni in questo mercato che si sta aprendo è quello che porterai sempre nel cuore all'interno della tua esperienza.
in questo lavoro? Allora, il colpo più importante per diciamo per l'agenzia, per Pro Sport e per Tre Sport Management è sicuramente stato lo straniero che ha preso Cassino, giocatore che arriva dalla Serie A2 tedesca, giocatore importante, che diciamo che alza notevolmente il livello del roster della Virtus Cassino. Quello che in qualche modo porto più nel cuore è l'essere riuscito a dare la possibilità ad un giocatore che tu conosci molto bene, come Gabriel Magarinos, di farsi vedere nei campionati, diciamo, che contano. Vedi l'anno scorso con la Fortitudo Messina, grandissima scommessa del direttore sportivo Giuseppe Merrino, che saluto, grandissima scommessa per lui, per me era una certezza, perché conosco Gabriel da ormai 5-6 anni, lo seguo da sempre e conoscevo perfettamente quelle che erano le sue caratteristiche, la sua voglia e la sua professionalità, quindi avevo, come dire, la certezza in cuor mio che l'anno scorso avrebbe fatto un grandissimo campionato, così è stato. Quest'anno siamo riusciti a ricollocarlo prendendo, diciamo, un'altra sfida importante. Ne vedremo delle belle anche quest'anno con lui, sicuramente. Io lo vedrò sicuramente perché ce l'avrò qui in città, quindi certo, lo so. È bello commentarlo. È una storia un po' romantica, sì. La sua, perché in tanti lo ricordano da bambino seguendo Emiliano Gramaio a Gioia Lui, Tauro, sai, Emiliano. Sì. Emiliano Gramaio. Lui, tra l'altro, non so se questa è una cosa che non sapete, ma lui non ha la formazione per. No, lo so, come non lo so? No, no, no. E quest'anno È abbiamo molto che tentato non fortemente so se di. tramite te. Penso di sì, mi furono richieste da bene quando giocava giovanile a Gioia Tauro per cercare di Sì, sì, ricostruire sì. un attimino e spero si possa risolvere. Purtroppo queste sono le Purtroppo barriere, non secondo si potrà, me, complicate. risolvere questa cosa, non si potrà risolvere perché tra l'altro c'è anche una direttiva della FIP che permette ai non formati che hanno fatto più di 8 anni, anche non consecutivi in Italia, di richiedere la formazione italiana, a patto che il primo anno di tesseramento fosse il 2005. E Gabriel, purtroppo il 2005 era in Italia, ma era mini basket e il mini basket non conta come anno di tesseramento. Quindi C'è Gabriel è riuscito davvero un. Santiago Boffelli per poco. Santiago Boffelli, che ha fatto 40 anni da poco, c'è riuscito perché è arrivato in Italia 2004-2005. Ecco, e lui è andato proprio di lusso. Gabriel Sì. c'ha 3 anni e 10 mesi di formazione italiana, quindi gli manca il quarto anno di giovanile per 2 o 3 partite, dove non è andato a referto perché era infortunato, quindi non è andato a referto e non ha preso la formazione. Quello è stato un grosso errore della società che lo gestiva probabilmente all'epoca. E non prende la formazione perché il 2005 era l'anno del suo ultimo anno di mini basket, quindi non poteva assolutamente prendere la formazione. Quindi sono i casi, se lui avesse avuto la formazione, avevamo già probabilmente un contratto firmato nella binazionale per lui. Ma come Questa è minimo, la differenza tra un ragazzo che ha avere e non dimostrato avere la tantissimo. formazione per Gabriel. Sì. Questo Gabriel tempo fa parte di quello che aveva dicevamo già prima. una proposta Sì. in una binazionale. Sì. Purtroppo, diciamo, con o senza formazione cambia e c'è il Cambia mondo in tantissimo, mezzo. chiaro. Sì, Cambia tanto, sì, sì. vero. Senti, come le vedi queste due categorie che noi stiamo analizzando da vicino, ovvero la Serie B? Sicilia, Calabria, c'è anche la Campania che sta con Consilina e la Serie C unica Calabria-Sicilia, dove, come hai tu ben detto, hai messo anche tu lo zampino più volte. Sì, è vero. Ma allora, sono piacevolmente colpito dal fatto che comunque il movimento siciliano e calabrese negli ultimi anni si sta muovendo molto. Secondo me, gli ultimi anni sono stati anni in cui ci sono state
società che hanno investito nei giovani e società che hanno provato a fare bene con le prime squadre. Questo campionato di Serie B interregionale sarà un campionato, secondo me, non facilissimo. Anche la Campana Sala Consilina è una squadra improntata con un roster importante, alla pari di Piazza Armerina, di Milazzo, di Ragusa, ce ne sono diverse, ci sono delle outsider che non partono probabilmente con il favore dei pronostici, ma secondo me hanno già dimostrato negli anni scorsi, anche lo scorso anno, la scorsa stagione, che invece club e roster che poi alla fine si fanno valere sul campo. E Orsa, ad esempio, nessuno ci avrebbe scommesso probabilmente un euro lo scorso anno, in realtà è riuscita in una impresa. La stessa Fortitudo, grandissima sorpresa, no? Che poi è diventata fondamentalmente non più una sorpresa, ma un dato di fatto, perché è finita terza in campionato l'anno scorso. Quindi... Io ho letto l'intervista di Claudio Cavalieri. Ci sono tantissime verità da dire, che io ricordo quando ci fu l'Exploit nel giorno di andata. È vero, la Fortitudo alla fine non ha vinto il campionato, è stata ripescata, questo è un dato di fatto. Però nel giorno di andata, quando la Fortitudo andava a 1000 ed era seconda in classifica, se non terza o quarta, tutti dicevano: non vi preoccupate, le squadre di Claudio andranno calando, scenderà di livello. Invece, guardando le partite playoff, per esempio, c'è stato un atteggiamento pazzesco di questi ragazzi, quindi va dato merito a quello che è stato fatto. Per quanto riguarda Barcellona, invece, secondo me è scattato nella testa collettiva che si poteva fare l'impresa, c'è stata una carica bellissima, bellissima. Barcellona ha avuto un Duval in più nella seconda parte del girone di ritorno. La verità fondamentalmente è anche quella, no? Tra l'altro Duval è un altro giocatore che seguo io. L'hai mandato a Molfetta, hanno fatto una squadra niente, insomma, con Infante, Stella, Chiriasti. No, infatti. Una squadra così. Purtroppo, sì, una squadretta così. Sì, fatto una squadra. Sì, anche quello sarà un gran campionato. Anche quello sarà un gran campionato. La C calabrese in realtà è tutto da scoprire, secondo me. Comiso notoriamente fa sempre roster competitivi. Gli Stingers con Magarinos potranno dire la loro. C'hanno Pandolfi che è assolutamente giocatore di primissimo ordine per questo campionato. Sarà una bella scoperta, lo vedremo. Sì, ci sono altre società. È ancora impossibile decodificare quello che do per certo, e come tu hai ben detto, Comiso, e gli metto anche San Filippo che sta muovendo molto molto bene. E San Filippo, sì, Romeo, e faranno una bella squadra, sì. Secondo me, tosta. Sì. Per quanto Ciccio mette acqua sul fuoco e fa bene, mi dice dobbiamo salvarci, e non nasconderci un dito, è una squadra bella tosta. Nessuno mai proclama all'inizio il fatto di voler fare, no, chissà quale campionato, poi in realtà si parte sempre con l'idea di salvarsi, in realtà poi l'appetito viene mangiando, si dice sempre, no? Io quello che tra l'altro mi piace sottolineare è che ci sono alcuni club, vedi ad esempio Milazzo, che stanno cominciando ad investire anche nel settore giovanile. La stessa Se Barcellona posso permettermi, Milazzo svincolati sta continuando a investire, nasce tutto da questo gruppo, anzi facciamo i complimenti agli svincolati, sì, che hanno vinto, sì, anche il titolo italiano 3 contro 3 qualche ora fa. E secondo me chi semina raccoglie, non c'è mai sono bei segnali migliore, sì. Sono bei segnali, e io spero davvero, ma lo dico sempre ogni volta che mi capita di parlare dell'argomento con chiunque, diciamo, abbia la sensibilità, no, di parlare di questi argomenti. Spero che le società del sud investano sempre di più nei loro settori giovanili per creare competizione, perché la differenza tra nord e sud
oggi è soprattutto la qualità dei campionati giovanili. Bisogna fare un plauso a Milazzo che ha deciso di affrontare un campionato, ad esempio Under 19 di eccellenza DNG, dove ci avrà praticamente tutte trasferte tra la Puglia e la Campania, che è uno sforzo considerevolissimo. E non è da tutti, ed è da fargli davvero gli applausi, perché queste sono le cose che fanno bene poi al movimento. Cioè società che non si tirano indietro. Chiaramente è molto più semplice fare un campionato di eccellenza al nord, perché nel raggio di 100 km c'hai 20 squadre, quindi chiaramente trasferte sono una passeggiata. Cioè Milazzo dovrà fare, ogni trasferta sarà un viaggio importante da affrontare. Aggiungi a questo, e non, tutti la Serie B, tutti gli altri campioni giovanili, è chiaro che se ci fossero più società nel sud disposte ad affrontare campionati di eccellenza, probabilmente le trasferte diventerebbero più corte, i costi più sostenibili e tutta una serie di situazioni. Chiaramente poi si investirebbe molto di più sul settore giovanile, sulla qualità anche dei ragazzi selezionati, sulla qualità degli staff tecnici, che già, diciamo, è una buona, buonissima qualità, ma che chiaramente tenderebbe a crescere. Questo crea competizione, alza l'asticella e può far solo bene alle nostre latitudini. Io dico sempre questo, le nostre latitudini, quello che in qualche modo deve servire sono appunto queste società come Milazzo in Sicilia, mi viene da dire Fortitudo Francavilla in Puglia, sono realtà che mettono su foresterie, che fanno selezione, che fanno reclutamento e che in qualche modo decidono di affrontare campionati puntando a fare molto bene. Quindi benvenga e un complimenti e un plauso a questi io club lungimiranti, dico io. Io credo che questa sia l'unica strada percorribile, ma in pochissimi l'hanno capito, un po' come tu hai riassunto, ma non è facile tra costi e eccetera eccetera. Molto spesso un campionato di eccellenza costa più della Serie B interregionale, quindi bisogna anche mettersi nei panni e nelle tasche. Costa sicuramente uguale. Se io guardo il campionato DNG delle squadre pugliesi, faranno trasferte in Campania e una trasferta ognuno in Sicilia, a Milazzo. Campionato di Serie B interregionale pugliese, sono tutte trasferte tra la Puglia e la Campania. Quindi la 19 di eccellenza quest'anno, sì. I costi sono quelli, sono paragonabili. Sì, assolutamente. Sì. In bocca al lupo a chi lavora in questi ambiti, perché ci vuole del gran coraggio, però alla fine è una scelta che paga, secondo me. Coraggio, passione. Anche nel medio periodo paga, non bisogna deprimersi su questo. Secondo me i ragazzi ci sono. No, ma soprattutto non bisogna avere la fretta di arrivare. Cioè, nel senso, i progetti di questo tipo sono progetti che devono guardare al medio-lungo periodo. È impensabile, ad esempio, decidere di mettere su una foresteria e reclutare da subito dei giocatori importanti. È complicatissimo, quasi impossibile. Bisogna avere invece la lungimiranza di andare sulle seconde fasce, lavorarci sopra e provare a far uscire dei giocatori. Creare l'assumere. Cioè le società devono strutturarsi in maniera adeguata. Sai che c'è? Esatto. Oggi devono creare l'attino, esatto. Magari prima era andare alla Viola Reggio Calabria e andare a Isvin con il Milazzo, c'è poco da dire, ma la realtà dei fatti. No, ma ti dirò di più, l'ambizione per un giovane reggino, come per un giovane siciliano, come che oggi è probabilmente, magari se è talentuoso, andare a giocare in una società del nord, perché c'hai più competizione, più qualità, eccetera, eccetera, domani deve essere quella di andare a giocare per Milazzo, per Corato, per Francavilla, per Napoli, cioè rimanere nel territorio, nel nostro territorio, perché questo vorrà dire che il livello e la qualità dei servizi
e la qualità, diciamo, dei campionati, degli allenamenti si è elevato al punto da creare appeal. Questo è fondamentalmente quello che io spero che succeda da qui a qualche anno. La strada non è semplice, però io davvero sono fiducioso, perché si comincia a intravedere più di qualche società vogliosa di quantomeno provare a fare. Di programmare. Mino, io ti ringrazio per questa bella chiacchierata, che secondo me andrà a impreziosire i nostri contenuti. Speriamo di vederci quanto prima e in bocca al lupo per il tuo operato, ovviamente. Grazie mille, in bocca al lupo a tutti, buon lavoro a tutti e saluti agli ascoltatori.